un po' si occupa anche di abbandono di rifiuti, no Robby? Sì, giusto? Esatto. A parte che tra un paio di anni saremo anche noi rifiuti tossici, no? Si abbandoneranno anche noi, cosa dici? Vedremo. Allora, qua c'è un po' di scovazze davanti alla Saffo, alla ex Saffo. È da un po' di giorni che sta roba qua. Poi c'era un abbandono lì, Parco Rimembranza, con la prima linea 1, si vede qualcuno ha scaricato fuori dalla fermata. E adesso andremo a vedere un salto in motorizzazione, che anche lì ci sono abbandona, e dopo un pezzo di autoporto dove c'è una discarica abusiva. Adesso andiamo a fare quel servizio qua. Però senti, posso chiederti una, come mai che c'è la luce visto che la fabbrica è chiusa? Allora, girati di qua per favore. Per i ladri, no? Probabilmente. Eh? Quella lì che è chiusa. Ormai qua c'era la Carraro. Ah, era la Carraro. Ecco, la Carraro, prima era l'OMG dove lavoravo anch'io. Adesso scrive SIA. E sono andato via io e sono falliti, capito? Ah, sì. Ecco. Dove mi sposto io? No, certo. Qua c'era la Saffo, comunque purtroppo qua ormai è tutto chiuso. Bene. Il futuro non lo vedo roseo. Quindi adesso andiamo a fare ancora quei due bandoni di rifiuti e chiudiamo qua. Te le rompo. Siamo sulla curva della motorizzazione, hai presente la rotonda del cimitero? Sì, sì. Per andare in motorizzazione c'è questa curva. Qua ci sono questi sacchi qua da un mese, scatoloni, scovasse, ma è mai possibile che tutti quelli che passano la motorizzazione, che sono ingegneri, laureati, impiegati, non hanno il coraggio di telefonare a Isa dagli occhi blu, portate via i sacchi e non ci saranno più? Ecco. No, questi sono un po' che di scovasse. Adesso andiamo più avanti, Robby, ci sono altri sacchi abbandonati e poi c'è una discarica dove io ho già fatto una denuncia, però è passato più di un anno e la roba è ancora lì e più scovazze lasci e più la gente butta, no? Quello è perché fatto. Purtroppo adesso uno vede e dice, boh, butto anch'io, no? Boh, c'è già il ghiaccio qua, c'è tutto il ghiaccio. Perché oggi fa freddo, eh? Oggi pizzica. Chiudi un attimo, Robby, e andiamo a fare ancora la missione là. Le rompo. Siamo a fine rotonda, diciamo, per andare verso il cimitero. Sì. Guardate cosa non c'è qua. Due sacchi enormi di immondizie. Sì. Vai alla destra. Là, ecco là. Allora, immondizie. Perfetto. Questa è Gorizia, ragazzi. Andiamo a vedere la vera discarica. Ok. Te ne rompo. Tanto di fermate degli autobus a norma. Robby, vedi quel palo lì? Sì. Lì c'è una fermata. Sì. Però tra le immondizie e questa discarica non si riesce ad andare alla fermata. Sì, ecco, io ho denunciato già un anno fa. Sì, ma questa è veramente una discarica. Sì, questa è una discarica, hanno scaricato, sembrerebbe che è tutto sotto sequestro. Sì. Però se non portiamo via queste immondizie qua, la gente continuerà a buttare. Qua c'è polistirolo, là non so cosa c'è, pannelli di legno, Robby, qua pannelli di legno, altre immondizie varie. Qua sarebbe da aprire i sacchi e la roba da impianti elettrici. Comunque lì ci sono gli orari, vedi, lì c'è la fermata e una volta l'autobus arrivava qua e si fermava qua. Sì. Poi qualche fenomeno, addirittura anche pannolini di bambini, guarda. Sì. Guarda qua. Pannolini di bambini. Poi qua si fermano i camion, vedi Robby? Sì, sì, difatti qua c'è un camion. Nonostante che abbiamo un autoporto, ecco qua, questa gente qua dorme e quando poi dorme, naturalmente fai bisogni qua. Sì. E vieni a vedere cosa c'è qua, Robby. Cosa c'è qua? Guarda qua, birre, barattoli, Coca-Cola, riesci? Sì. Immondizie varie. Sì. Giustamente la gente cosa fa? Mangia, beve, apre il finestrino e butta giù. E butta giù, guarda, tutto così qua. Allora proporrei a questo punto qua, intanto che bisogna fare più controlli, perché i camion, se abbiamo costruito un autoporto, i camion devono andare in autoporto, no? Esatto. E se no, perlomeno, se non vogliamo fare questo servizio perché i vigili urbani finiscono alle 19.30, alle 20, e poi qua è terra di nessuno, mettiamo un cassonetto in maniera che questi camionisti, quando devono liberarsi della loro birra, dei loro scovazzon, li buttano nel cassonetto, perché purtroppo bisogna trovare un rimedio, ecco, insomma. Sì, no, è giusto. Io spero che questa roba qua venga, anche la PT dovrebbe intervenire, perché questa è una fermata dell'autobus e non lo so. Prima c'era la fonderia, qua purtroppo abbiamo chiuso anche la fonderia Prinzi. Sì. E quindi qua c'erano un sacco di operai che salivano su. Ci sono ancora qualcuno lì che vanno a lavorare alla Delizia. Insomma, questo qua comunque è un capolinea, ecco. Senza un bagno per gli autisti e in una maniera. Non so se non ci sono ancora qualche pantigana che venirà fuori che ne aggredisce ancora. No, si sa, vai verso di là, sì. Ecco, quindi a questo punto, Robby, noi ce ne andiamo. Sì. C'è anche una colonia felina, vedi? Sì. Quindi vuol dire che qua il comune
porta qualcosa. E chi gestisce la colonia felina sicuramente viene qua. Sì. E dovrebbe denunciare il problema. Parleremo con la Ferrari, che è lei che segue gli animali. Sì. Se c'è una colonia felina, ci sono dei gatti e non penso che i gatti stanno bene in questo immondizzaio. Sì. Non so cosa c'è ancora lì dentro, però so che è stato sequestrato tutto. Cioè, non so se è roba radioattiva o se è roba tossica. Sì. Tutta questa roba qua. Sì. Sono materiali, asfalto. Però diciamo. Fa veramente schifo, scusa. Sì, appunto, hanno messo una rete qua. Sì. Hanno messo una rete. Però non risolve il problema, vedi? Eh no. Qua c'è una rete. Qua c'è una fettuccia. Comunque so che quest'area qua è sotto sequestro, però qua basterebbe portar via almeno due camion, si smantella tutto, no? Sì, poi dopo si mette in conto chi, se abbiamo forse chi è stato a fare questo disastro, si mette in conto a loro, ma non possiamo aspettare 20 anni, no? Sì. Boh, Roby, dai, chiudiamo. Occhio. Qua, te le rompo, bentornato. Sì. Dalle ferie. Perfetto. Salutami il generale e andiamo a dormire, perché domani mattina alle 7:30 io sono a casa tua. Va bene. Domani sarà un grande show. Okay. Non perdete la puntata di domani, te le rompo, sarà la 6ª puntata, mi sembra. Sì, del senso 6ª. Unico. Esatto. Vai!